Pace a te, anche stasera siamo insieme e grazie a Dio per la bella occasione che ci viene data di poter onorare il Signore in questo culto. Ci mettiamo insieme e cerchiamo il Signore. Questo è uno spazio speciale proprio che ci dà il Signore. Sorella, fratello, ricordiamoci, questo non è un evento strano, noi dobbiamo saper cogliere l'occasione per cercare Dio. Perché come ti ho detto spesso e i fatti ci confermano, che questo è un anno apocalittico, cioè è l'inizio della grande tribolazione. Prima della grande tribolazione il Signore vuole salvare più anime possibili, quelli che lo cercano. Questo spazio di tempo per noi è prezioso per cercare il Signore, perché il Signore non ne può più di questo mondo. Ora le sue grandi compassioni che si rinnovano ogni mattina desidera che in questo spazio di tempo noi cerchiamo il Signore perché le cose peggiorano ogni giorno, pure perché le leggi sono fatte, vengono fatte ogni giorno contro quello che dice la parola del Signore. Sai ci sono in questo tempo milioni di americani e su tutto il mondo che pregano per l'America, perché realmente è un disastro. Cioè calcola che ci sono... Stati più di 60 milioni di aborti fatti e pagati con la nuova legge dalle tasse degli americani. È un disastro. 60 milioni, altro che terroristi. Ci sono altre leggi che la mattina il bambino va a scuola, quando torna a casa dice mamma, io non mi voglio chiamare più Mario. Mi voglio chiamare Maria perché a scuola mi hanno incoraggiato a diventare femmina o viceversa. È un grande disastro. Il Signore non ne può più. Diceva un fratello ieri sera nella preghiera per la nazione che ha avuto un contatto con il Signore per tre ore e mezza. Il Signore piangeva. Qualcuno ha guardato in faccia e ha detto: Se tu non credi che il Signore sta piangendo, vuol dire che non lo conosci. Eh? Il Signore piange per ognuno di noi perché ci vuole vedere salvati. Tu dirai: Ma come Dio piange? Beh, ascoltami, Gesù è Dio. Sì, ci credi? Gesù ha pianto su Gerusalemme perché aveva cercato da tutti i lati, mandando profeti, messaggeri, ma neppure con Dio il figlio, con Dio in altra forma, venuta, venuto lì in quel tempo nella sua capitale dove lo hanno crocifisso. Perciò se Cristo piangeva per Gerusalemme, il Signore sta piangendo per il mondo ma piange per ognuno di noi e si aspetta che noi torniamo a lui. Questa è un'occasione speciale. Sore, frate, nella grande tribolazione, perché si chiama grande? Ci sono dei fenomeni, basta leggere l'Apocalisse, che fanno paura solo a leggerli. Cosa vuole fare il Signore? Ci vuole liberare prima? della grande tribolazione che c'è il rapimento cosa serve il rapimento proprio perché il Signore ci vuole evitare di passare sette anni secondo le profezie di Daniele sette anni di torture senza fine da tutte le parti è meglio essere rapiti come il Signore rapì Enoch prima che fosse arrivato il diluvio che restare nel diluvio. Signore, aiutaci a comprendere. Il Signore sta mettendo tutta la pazienza, tutta la passione per farci ritornare a lui. Questo è un tempo per noi di tornare al Signore, di cercare il Signore con tutto il cuore. Non cercare un'altra religione, un'altra denominazione. Cercare il Signore vuol dire Cercare il Signore Gesù Cristo, unico nome sotto il cielo che è stato dato agli uomini per il quale noi possiamo essere salvati. Mettiamoci insieme, ascoltiamo la parola del Signore, avviciniamoci al Signore, mettiamo a cercare il Signore con tutto il cuore. Eh? Ti raccomando sorella, ti prego fratello. Torniamo al Signore, lascia perdere tutte le confusioni religiose che ci sono. In questo tempo mettiti nella tua cameretta e fa pulizia nella tua mente. Mettiti a cercare il Signore senza fermarti perché lo troverai, lo incontrerai e farai delle esperienze gloriose con lui. Cantiamo un bel canto che dice ritorno a te. E vogliamo già cominciare a tornare al Signore, vogliamo proprio fare i primi passi di ubbidienza verso Dio. Passi di ubbidienza verso il Signore. Ritorno a te, alla tua presenza, ritorno a te, al mio primo amore. Se hai perso il primo amore, riprendilo subito. Vai a vedere dove sei caduto, dove lo hai lasciato, dove. Lo hai dimenticato e comincia con quelle cose che già conosci, con tutto il mio cuore. Ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore. Ritorno a te. Facciamo voti di ubbidienza davanti al Signore e entriamo nella Sua presenza. Egli ti sta cercando e ti parla con tutta la passione del cuore. Ti vuole. Bene, perciò parla. Cantiamolo insieme. Alleluia. Ricordare anche che siamo su Facebook come Parole di Vita oppure su YouTube. È facile che tu sei impegnato per altre cose o ti trovi in macchina, ti trovi in altri posti, puoi seguirci su YouTube. Condividilo con i tuoi amici, cerca Parole di Vita TV e schiaccia il campanello così ogni volta... Ti arriva la notizia, ti arriva la notifica che siamo in linea. Perciò condividilo con i tuoi amici in modo che ci nutriamo della parola del Signore. E aiuta, collabora per portare la parola del Signore a più persone possibili. Perché la parola di Dio ha la forza di cambiare la nostra vita. Il Vangelo è la potenza di Dio, è la dinamite di Dio che quando esplode nella nostra vita smantella la vecchia natura peccaminosa e ci copre col manto di giustizia di Cristo e possiamo avere comunione con Dio. Gloria al Signore. Preghiamo il Signore insieme che guidi questo culto per la gloria sua e mettiamoci insieme. Metti anche tu. Quel poco di fede che hai, la mettiamo insieme, non restare come uno spettatore, come una spettatrice. No, quando andiamo al Signore alzati anche tu, protenditi anche tu verso il Signore, mettiamo insieme ognuno quel poco di fede che abbiamo, ci uniamo di pari sentimenti e diciamo: Signore, abbiamo bisogno di te, alleluia. Sì, sì, possiamo farlo, ce la facciamo. Non restare solo come un'abbandonata, come un abbandonato che stai là scoraggiato e permetti al diavolo di allontanarti dal Signore, ti mette altri grilli per la testa, ti mette tante cose per la testa. Convoglia tutta la tua attenzione nel cercare il Signore ed insieme esponiamo. Allunghiamo la nostra mano di fede verso il Signore perché stasera stesso possa rispondere ai bisogni di ognuno di noi. Non restare fermo, mettiamoci insieme. Anzi, ti voglio dire di più, alzati in piedi. Se non riesci ad alzarti, che sei malato o sei in condizione che non ti puoi alzare. Alza la tua mano verso il Signore e preghiamo insieme perché Dio risponde alla preghiera e puoi beneficiare di qualcosa speciale. Quanti di noi il Signore ci ha salvati? Siamo andati, siamo entrati in una chiesa, siamo entrati, eh, abbiamo incontrato il Signore per una semplice preghiera. Non c'è un credente che non è stato salvato. Attraverso la preghiera, solo per la preghiera. Forse l'ha fatta ad alta voce, in altre posizioni, l'ha fatta col cuore, senza manco parole, però la preghiera è quella che muove la mano di Dio, perciò alziamo la nostra mano verso di Lui. Se puoi, alzati in piedi e preghiamo insieme il Signore. Chiediamogli che partecipi alla sua presenza nella nostra vita, dove tu ti trovi? Dove io sono, che lo Spirito Santo influenzi la nostra mente, il nostro cuore, che possiamo vedere dei segni che vengono da parte del Signore nella nostra vita, dove noi siamo, perché il potere di Cristo si abbassi. Su ciascuno di noi mentre siamo sotto questa grande tenda alla presenza di Dio, mentre lo Spirito Santo aleggia su ciascuno di noi, invitiamolo col cuore che possa partecipare la Sua presenza al nostro cuore. Chiediamoglielo insieme. Signore, veniamo a te. Tutti insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, e ti chiediamo che per lo Spirito Santo. Tu prendi in mano questa riunione, la guidi tu, guidi tu le nostre menti, i nostri cuori, influenzaci, Spirito Santo, aiutaci in questa ora, spandi la tua presenza ed opera portando salvezza a chi ha bisogno di salvezza, liberazione a chi ha bisogno di liberazione, risposte appropriate ai bisogni del tuo popolo, guarisci, Signore. Il tuo popolo spiritualmente e fisicamente, fa che ogni mano che si eleva verso di te possa portare a frutto una benedizione che viene da te. Spandi la tua presenza in mezzo a noi e guidaci, Signore. Sì, Spirito Santo, ci affidiamo a te, perché sei tu l'artefice, l'autore che porti a destinazione. I progetti di Dio sul pianeta Terra, sì Signore, grazie. Continua ad operare in favore di ognuno che siamo nella tua presenza ora e quante volte la tua parola viene riascoltata possa essere piena della tua unzione, del tuo potere per operare in favore di ogni cuore che si avvicina a te per ascoltare quello che tu. Hai da dire a ciascuno di noi, guida questo culto, te lo chiediamo tutti insieme, Signore, nel nome di Gesù, amen, amen, amen. Mettici un bel amen eh? e cerchiamo il Signore insieme. Cantiamo un bel canto che dice per quel sangue, Signore, vengo a te con il desiderio di essere lavati dal sangue di Cristo. Mentre nella nostra vita c'è qualcosa che può ostacolare la sua presenza, invochiamo il sangue di Cristo che ci lavi, ci purifichi, ci perdoni e ci riempia di Spirito Santo. Proprio ora, mentre siamo nella sua presenza, cantiamo questo bel canto e accostiamoci col cuore al Signore, spandi la, il tuo cuore davanti a Dio per dire per quel sangue, Signore, vengo a te, per quel sangue versato per me, per quel sangue tu mi hai perdonato e lavato da ogni mio peccato, per quel sangue sono giustificato, non ho altro fondamento for che il sangue, solo il sangue di Gesù. Ci avviciniamo al Signore col cuore e gli diciamo: lavami, Signore, purificami, Signore, e riempimi di Spirito Santo ora, mentre sono in Tua presenza. Cantiamolo insieme. Alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore. Gloria al Signore. C'è un altro bel canto che dice: Quelli che sperano, che sperano nel Signore, alleluia. Non ci fermiamo di sperare, di avvitare la nostra fiducia con il Signore. Sperare, fede è proprio come quando si abbullona un tubo con l'altro tubo per far fluire. Il liquido che passa dentro. Sperare, avere fede, la parola originale vuol dire ci stringi, stringiamo al Signore per ricevere comunione con Lui, per far fluire il flusso dello Spirito che tocca il nostro Spirito. Tradotto in parole diverse, se vogliamo prendere le parole di Gesù dice come il tralcio è legato alla vita, è abbullonato figurativamente, tanto che passa la linfa vitale dalla vite ai tralci. Così noi dobbiamo collegarci al Signore con tutto il cuore. Ti raccomando, lascia perdere le regole religiose, dobbiamo avere... Comunione con il Signore per mezzo dello Spirito Santo che è vita. Alleluia, che è la vita di Dio. Cantiamolo insieme col cuore e speriamo in Lui ora mentre siamo nella sua presenza. Alleluia. Siamo tra quelli, diciamo, che speriamo nel Signore, che vogliamo avere comunione con Lui. Quelli che, sperano che sperano, che sperano, Gesù, quelli sperano, che sperano in Gesù, quelli che sperano, che sperano, sperano in Gesù, quelli oh, che sperano, che sperano in Gesù, quelli che sperano, che sperano in Gesù, come oh le acquine. La fiducia ci trasporta, la fede ci trasporta. Un piccolo intoppo, la fede ci fa dire passerà e continuiamo il cammino. Mentre se non abbiamo la fede, pensiamo che grande montagna è, e invece è qualcosa di poco, qualcosa di piccolo. Normalmente perché succede una cosa? Fammi ti spiegare. Il nostro nemico cerca di infondere paura in ogni cosa che accade. Quando noi abbiamo fede non guardiamo il problema quando è grande, guardiamo Dio quando è grande. Quando noi guardiamo a Dio il problema diventa piccolo. Quando noi guardiamo il problema diventa grande. Questa è la differenza. Quando non abbiamo il Signore, quando non abbiamo fede in Dio, ogni piccolo urto, già entriamo in panico. Forse già stai vivendo così. Hai bisogno di fede. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Alleluia. Sì, sì. Leggiamolo insieme in Romani 10, 17. Tu più ascolti la parola di Dio e la metti in pratica, più cresce la fede, perché la parola di Dio è sovrannaturale. Quando scende nel nostro cuore, attiva per lo Spirito Santo la fede nel Dio della parola. Così la fede, leggiamo, viene da ciò che si ascolta: non da che qualsiasi favola ascoltiamo. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, perché la parola di Cristo è spirito e vita. La parola di Dio è spirito e vita, si trasforma. Come abbiamo visto una volta, si trasforma il gas di pietra con l'acqua e in una lampada si trasforma in luce. La compressione di questo gas fa venire fuori la fiamma la parola di dio nel nostro cuore che prende forza sprigiona la fede nel dio della parola perché la parola di dio diventa realtà nella nostra vita diventa fede cose che non vediamo con gli occhi ma che il nostro cuore già sente che sono presenti, cioè vediamo oltre quello che Dio dice attraverso la sua parola. Prima che preghiamo vogliamo cantare il cantico 7, 2, 6. vogliamo aprire i nostri cuori a Dio e mentre siamo in preghiera impara a pregare personalmente, esprimi a Dio quello che realmente il tuo cuore ha bisogno, proprio quello che più ti pesa, mettilo nelle mani del Signore, glielo sposti. Eh? Hai visto sui computer quando passa il prodotto che va nel cestino: fai il travaso della, del prodotto e fa così, prende e porta, prende e porta. Mentre siamo nella presenza del Signore, Scarica i tuoi pesi nelle mani del Signore, Alleluia. Signore, questa cosa mi pesa, la metto nelle tue mani. Signore, questa occasione che tu mi dai di venire a te, voglio depositare quello che mi pesa nel, nelle tue mani. E quando ritorna al pensiero che ti dice questa grande preoccupazione. Tu rispondi a quel pensiero, io l'ho messo nelle mani di colui che può ogni cosa, perciò non mi devo più preoccupare, devo pensare di piacere a lui, lui fa quello che io non posso fare. Vogliamo aprire i nostri cuori a Dio, lo adoriamo insieme. Vogliamo aprire i nostri cuori a Dio, lo adoriamo insieme. Pensiamo di adorare il Signore, di ringraziarlo, di benedirlo, è qualcosa proprio che ti pesa nello spazio che restiamo insieme? Lo metti nelle mani del Signore e dopo dici: Signore, adesso io voglio riposare tranquillo. Ah, Signore, mo l'ho messo nelle tue mani, sia fatta la tua volontà, ogni volta. Che ti viene e ti vuole infastidire, rispondi a quel pensiero. Io l'ho messo nelle mani del Signore. So che il Signore risponde o prima o dopo Lui risponde. Cantiamo insieme questo bel canto. Alleluia. Mentre preghiamo il Signore, mettiamo insieme la nostra fede. Alleluia. Gloria al Signore, impara a pregare. Prega il Signore. Se sei battezzata nello Spirito Santo, se sei battezzato nello Spirito Santo, prega nello Spirito. Forse tu non sai cosa vuol dire pregare nello Spirito, lo fai e non lo sai. Quando preghiamo in lingue, preghiamo nello Spirito. Lasciamo fluire ciò che lo Spirito vuole, ciò che lo Spirito vuole dire, perché quando noi parliamo in lingue, parliamo con Dio. Gloria al Signore. Se sei battezzata nello Spirito Santo... Prega in lingue, prega nello Spirito. Eh, molti parlano di glossolalia, ma è pregare nello Spirito che viene consig consigliato, perché quando ci diamo completamente allo Spirito Santo, Egli ci dà da esprimerci come vuole Lui e mentre noi esprimiamo che parliamo con Dio, riceviamo molte risposte. Che noi li vediamo fatte e non sappiamo come mai perché non le abbiamo chieste ma nello spirito le ha chieste lo spirito santo per noi li chiede lo spirito santo per noi perché egli ci insegna come dobbiamo pregare in, in romani 8 26 leggiamolo dice che lui ci insegna come dobbiamo pregare. Anziché insistere su cose che sono di nostra competenza e forse non sono nel piano di Dio, ci lasciamo insegnare dallo Spirito Santo come pregare. Perciò se tu preghi nello Spirito, esattamente ti trasporta nel chiedere quelle cose che sono già nel piano di Dio per te e vedi la risposta di Dio. Allo stesso modo ancora leggiamo, lo Spirito ti viene in aiuto, ci viene in aiuto, viene in aiuto nella nostra debolezza. Perché non sappiamo pregare, è facile che ripetiamo sempre le stesse parole senza senso, è facile che ripetiamo sempre la stessa preghiera detta a memoria ed è solo a fior di labbra, mentre se ci guida lo Spirito Santo è Lui che ci trasporta nelle cose che noi abbiamo bisogno. Perché non sappiamo pregare come si conviene, leggiamo insieme, ma lo Spirito... Intercede egli stesso per noi presso Dio con sospiri ineffabili. Se Dio ti ha battezzato nello Spirito Santo, se il Signore ti ha permesso di essere unta dallo Spirito Santo, unto dallo Spirito Santo, e impara quando siamo in preghiera di pregare nello Spirito, se non sei stata battezzata nello Spirito Santo, Prega nella lingua che conosci, dico nella lingua, non dico italiano, perché è facile che tu sei una venezuelana, sei un arabo, sei. prega nella lingua che tu conosci verso il Signore Dio Yahweh, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Però non restare così senza muoverti e senza dire niente, prega. Nello Spirito o con la lingua che conosci e insieme mettiamo insieme quel poco di fede che abbiamo, alleluia. E cerchiamo il Signore perché operi nella nostra vita, nella tua vita, nella vita di coloro che tu vuoi presentare al Signore. Perché quando preghi nello Spirito molte volte Egli ti dà degli sprazzi che prendi coscienza di che cosa vuoi parlare e nella tua mente, nel tuo cuore, la fidi allo Spirito Santo che mentre con la bocca parli la lingua dello Spirito, il tuo cuore è cosciente che stai presentando qualcosa a Dio secondo lo Spirito che intercede. Perché Egli ti guida anche come devi pregare. E anche cosa devi cercare. Ed è facile che preghi un po' nello spirito e un po' nella lingua conosciuta. E tutto fa parte della edificazione personale. Lo dice nel capitolo 14 di Primo Corinzi, verso 15. Puoi pregare un poco nello spirito e un poco nella lingua che conosci. Leggiamolo insieme così. Quando... Sorgono dei dubbi, tu sai che lo dice la parola del Signore, che dunque, come pregheremo? Con lo Spirito, nello Spirito, per lo Spirito ma pregheremo anche con l'intelligenza, canteremo con lo Spirito, ma salmeggeremo anche con l'intelligenza. Perciò quando siamo nella presenza del Signore usiamo la nostra intelligenza e anche la guida nella preghiera, nello Spirito che è nella lingua celeste che parliamo a Dio verso 2 ci dice, quando noi parliamo in lingue parliamo a Dio ed è molto più leggero e molto più facile perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma il spirito dice cose misteriose. Perciò mentre siamo nella sua presenza, quello che è importante che tu non resti muto, non resti muta, ma che ti apri al Signore, o nello Spirito o nella lingua che conosci. Preghiamo insieme, Signore. Signore, invochiamo lo Spirito tuo Santo che ci guida mentre siamo in tua presenza che ci faccia chiedere le cose che sono gradite a te, che ci guidi nel chiedere quelle cose che sono nel tuo piano per noi, quelle cose che sono nella tua volontà, Signore, e così vediamo le risposte istantanee, perché tu vuoi rispondere quando noi chiediamo secondo la tua volontà tutto ciò che chiederete al padre nel mio nome egli ve lo darà quelle cose che sono nel piano della tua volontà signore in questo momento rilasciale in favore di ognuno di noi che siamo nella tua presenza te lo chiediamo signore nel nome di Gesù Cristo continuiamo a pregare signore mentre insieme cantiamo o ascoltiamo il canto 615 che dice il mio rifugio sei e noi entriamo nella sua presenza nel suo rifugio entriamo insieme con lui e continuiamo a pregare nello spirito e con la lingua che conosciamo alleluia il mio rifugio sei, cantiamolo insieme, entriamo nella sua presenza lodandolo, benedicendolo, pregando nello Spirito, lodando nello Spirito e con la lingua che noi conosciamo. Alleluia, lo puoi cantare anche nello Spirito perché la melodia resta la stessa e le parole ti lasci guidare dallo Spirito. Canti nello Spirito. Alleluia. Il mio, il mio. Oh. Ebbene, abbiamo letto un passo molto importante. Primo Corinzi 14, 15, leggiamolo e poi questa sera, se non lo hai mai fatto, lo ricantiamo. E tu che sei battezzata nello Spirito Santo, tu che sei battezzato nello Spirito Santo, lo canti questo canto con lo Spirito? E con la lingua che conosci, cioè ti spandi nella presenza del Signore e lo lodi con la lingua celeste. Forse non l'hai mai fatto, leggiamo prima come ci spiega la parola e poi lo facciamo. Che dunque pregherò con lo Spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza, salmeggerò con lo Spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. In parole diverse possiamo cantarlo in questo modo. Il mio rifugio sei, mashaka sandarà, shikama sandarà, urrashaka, shikisandarà, lama, urraka mashandarà, se un giorno temerò. Avrò pace in te. Questo dice la parola del Signore. Leggiamo gli ultimi due ricchi. Salmeggerò con lo Spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Forse non lo hai mai fatto, ma se sei battezzata nello Spirito Santo, se sei battezzato nello Spirito Santo, lasciati condurre dallo Spirito. Cantalo nello Spirito e cantalo con l'intelligenza. Ricantiamolo. E fai questa prova. Sentirai la, la libertà interiore che lo Spirito Santo ti dà. Perché tu gli permetti di fluire attraverso di te e esprimi secondo lo Spirito ti dà da esprimerti. Ciò vuol dire che tu ti sei rilassata, ti sei rilassato. A lasciarti andare, guidata e guidato dallo Spirito Santo. Cantiamolo insieme, ricordati, nello Spirito e con la lingua che cantiamo tutti. Cantiamolo insieme. Alleluia, Signore, tu sei il nostro rifugio e noi entriamo in Te perché tu sei il nostro rifugio. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia, gloria a te Signore. Rakamashanda ralakamashiti ralakamashaya. Oh alleluia, lode, gloria a te Signore. Urrikitala maya shanda sanda. Spirito Santo di Dio, rilascia la tua divina presenza in lungo e in largo. E Odi i sospiri dei tuoi figli, Spirito Santo di Dio, agisci in profondità in ogni cuore, facci realizzare la Tua presenza che si spande sopra ogni cuore, che invoca la Tua divina presenza. Sì, Spirito Santo di Dio, soffia in lungo e in largo e porta la Tua divina presenza in ogni cuore che brama avere un incontro con te ora mentre siamo nella tua presenza. Aiutaci Spirito Santo, porta avanti tu l'opera perché questa è opera tua e sei tu che devi guidare le nostre menti, i nostri cuori. Ci arrendiamo a te, ti diciamo Spirito Santo, opera in mezzo a noi questa sera per la gloria di Gesù Cristo, il Signore. Alleluia, il Re Gesù. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Amen, amen. Gloria al Signore. Vedremo cose belle con l'aiuto del Signore, se ci lasciamo trasportare e guidare dallo Spirito Santo, se ci impegniamo a cercare lo Spirito Santo, vediamo la sua gloria che si manifesta in un modo potente. Nella nostra vita, nella tua vita, sì, perché vedremo una nuova Pentecoste. Questo è proprio tempo di cercare il Signore, di cercare il battesimo nello Spirito Santo e la Chiesa di Gesù Cristo. Ne usciremo da questo lockdown, potenziati dallo Spirito Santo, con un messaggio nuovo, con il fuoco dello Spirito Santo. Che quando amministriamo la parola, si sente l'unzione della sua presenza. Fortifichiamoci nel Signore, cerchiamo il Signore e vedremo la sua gloria che si manifesta nella nostra vita. Cantiamo insieme un canto ancora che dice, mentre il tuo Spirito scende nel cuore. Bellissimo, cosa facciamo noi? Ci apriamo a Lui, apriti allo Spirito Santo. Permetti allo Spirito Santo, mentre il tuo Spirito scende nel cuore, io mi consacro, mi arrendo a te, dico, Signore: prenditi il tutto di me, prenditi la mia voce, prenditi il mio cuore, prenditi la mia mente, prenditi tutto di me. Cantiamolo insieme, fallo diventare come il canto tuo, che cerchi che lo Spirito Santo si manifesti nell'intimo tuo, nella tua vita, ora mentre siamo nella Sua presenza. Alleluia. Gloria a te, Signore. Non dimenticare di pregare nello Spirito. Sorella, se sei battezzata nello Spirito Santo, ritorna in questo dono meraviglioso che ti fortifica, almeno un'ora al giorno. Continua, perché dopo i primi 40 minuti senti la presenza del Signore su di te. Senti la tua voce che cambia. Senti l'unzione dello Spirito Santo che comincia a fluire dentro di te. Attenzione. Devi stare attenta. Devi avere fede nella parola del Signore. Leggiamo insieme 1 Corinzi 14:2. Perché il nemico ti dice che stai perdendo tempo, che stai balbettando, che non succede niente, tu devi esercitare la fede nella parola di Dio. La nostra fede deve essere poggiata sulla parola di Dio. E quando ti dice che stai perdendo tempo, che non capisci niente, che stai passando il tempo inutile, leggiamo questo verso. Tu glielo devi dire. Dentro di te, quando i pensieri arrivano che ti vogliono scoraggiare di fermarti perché ti vuole bloccare, leggiamo insieme. Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, tu stai parlando con Dio perché nessuno lo capisce, non lo capisci manco tu, ma in Spirito dici cose misteriose. Attenzione, se tu superi questo, vedrai la gloria del Signore nella, nostra, nella tua vita. Non ti fermerai più, ritornerai il primo amore. È un metodo che ti farà ritornare al primo amore, perché lo Spirito Santo permea la tua vita, ti rinnova, ti rigenera e cominci a rivivere il primo amore. Ricordati la risposta. Io sto parlando con Dio. Io non capisco, ma Dio mi capisce, perché vedrai poi come... Cominci a ricevere quella percezione delle cose spirituali nella tua vita. Sì, il Signore ti ha dato un grande dono. Se non ce l'hai, chiedilo perché, nello spirito, quando tu preghi nello spirito, è lo spirito che prende possesso di te, permea il tuo essere e ti rinnova, ti fa sentire una leggerezza e una medicina speciale. È una leggerezza che ti senti leggero. Se soffri di apatia, di oppressione, di depressione, quando lo fai in questo modo, senti la tua mente rinnovata, il tuo cuore alleggerito, i pesi che scompaiono dal tuo cuore e senti la presenza dello Spirito Santo che permea il tuo essere e ti viene di nuovo il primo amore perché... È condensato questo, questo modo di adorazione a Dio, perché è nello Spirito. Lo Spirito Santo è Dio, che permea il tuo essere e ha comunione con il tuo Spirito. Alleluia. Vogliamo pregare per la sua parola che ci parli questa sera. Eh? Preghiamo insieme, li presentiamo insieme al Signore. Mettiamo insieme questa poca fede che abbiamo tutti. Dai, mettiamole insieme e preghiamo che lo Spirito Santo ci possa parlare attraverso questi appunti della parola del Signore. Metti insieme pure la tua fede insieme alla mia. Esercitiamo la fede. Alza la tua mano e chiediamo la stessa cosa insieme. Signore, parla ai nostri cuori per mezzo della tua parola. Spirito Santo, prenditi la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere e influenzaci in modo che possiamo sentire la tua presenza e la tua parola che ci parla. Sì, dacci intendimento, come comprendere, dacci l'orecchio spirituale, Spirito Santo di Dio. Signore, ti prego per ognuno che siamo insieme e quanti riascolteranno la tua parola, che l'unzione della tua presenza possa accompagnare la tua parola, il potere della tua, della tua presenza accompagni la parola. Signore, ti prego per me, mantienimi sotto il tuo controllo, sotto il tuo dominio. Spirito Santo, influenza la mia mente, il mio cuore, togli ogni pensiero che. Può fare danno alla es espletazione della Tua parola, Signore, nel nome di Gesù Cristo, ti chiedo di rendermi libero in Tua presenza, togli ogni traccia di orgoglio, di presunzione, mantienimi, Spirito Santo, influenza completamente la mia vita e parla attraverso la mia bocca per annunciare. Gli oracoli di Dio potenziati dallo Spirito Santo. Spirito Santo te lo chiediamo insieme. Siamo tutti di pari sentimento, Signore. Sì, sì, sì. Aspettiamo che tu operi in mezzo a noi questa sera. Spirito Santo, aiutaci in questo. Te lo chiediamo tutti insieme. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore, il Re. Oh grazie Signore, tu sei grande. Alleluia, 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 alleluia. Alzati Signore ed opera nel bisogno del tuo popolo. Sì Signore. Alleluia. alleluia, alleluia. Grazie Signore, grazie Signore. Amen. 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 Quello che ho detto prima, quello ripeto, cerchiamo il Signore. Noi dobbiamo imparare a cercare il Signore, sta, ci dobbiamo stufare di sti, tutte queste religioni e insegnamenti stupidi che non dicono niente. Noi dobbiamo seguire le direttive della parola del Signore, cercare il Signore, non le cose che leggiamo insieme, così ci aiuta la parola del Signore. Leggiamo insieme in Geremia capitolo 29 verso 13 che dice... Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Alleluia. Geremia 29,13 Mettilo per il fratello, per la sorella. Voi mi cercherete e mi troverete, dice il Signore, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Alleluia. Gloria al Signore. C'è anche un altro salmo che dice quasi la stessa cosa. Il Salmo 145 verso 18 dice, il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Alleluia, gloria al Signore. Che bello. In verità che vuol dire? Che facciamo seriamente con il Signore? Che non stiamo lì col pensiero da una parte, con la testa da una parte e il corpo a un'altra. In verità vuol dire che con tutto il mio cuore, con tutto il tuo cuore, il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità, che lo adorano in spirito e verità, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Vogliamo anche leggerlo così, ponderiamo la nostra fede, il nostro modo di agire secondo l'insegnamento della parola del Signore. Giovanni 4, 22, 23 e 24. Così quando noi poggiamo la nostra fede su ciò che dice la parola del Signore, noi stiamo tranquilli perché lo dice Dio. Non dice ma forse è la verità non è la, è la verità. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori in spirito e verità. Verso 24. Dio è spirito e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. Che cosa abbiamo letto nel Salmo 145, 18? scritto mille anni prima che Gesù fosse venuto, ma dice la stessa cosa, il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità, perché c'è un pericolo. Leggiamo insieme quale pericolo c'è. In Osea capitolo 7 verso 14 leggiamo cosa dice. Osea 7 14 dice... Essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti, si radunano ansiosi per il grano, il vino e si ribellano a me. Quale pericolo ci può essere nella tua vita, nella mia vita? Che ci lamentiamo o cerchiamo le cose ma non cerchiamo Dio. Ah, oh, che bravo. Signore ci, ci scava dentro. Oggi, oggi, in questo tempo, una maggioranza di credenti, siamo fatti così, non dobbiamo fare così. Essi gridano a me con il loro cuore, ma il cuore lo mettiamo per lamentarci sui nostri letti. Ci raduniamo, parliamo delle cose che vanno male e vogliamo che Dio le cambia, ma non cerchiamo Dio, no, dobbiamo cercare prima Dio. Qui dice che preghiamo per i nostri bisogni, ma non cerchiamo prima Dio, questo è grave. Quanto tempo spendiamo per le cose che ci lamentiamo, che... Mormoriamo anche e non cerchiamo Dio. Quel tempo se lo prendiamo e cerchiamo Dio vediamo i risultati nella nostra vita. In Isaia 29:13 ci aiuta ancora a comprendere il concetto. Noi una volta che comprendiamo il concetto e lo applichiamo, funziona, perché Dio funziona. 29:13. Il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini: cioè, regolucce religiose che ci fanno stare a posto esternamente, ma il nostro cuore non c'è, senza il cuore. La preghieruccia, com'è facile quando mangiamo che facciamo la preghieruccia mentre guardiamo il telegiornale, tutta una cosa un apparato artificiale. Questo disgusta il Signore. È disgustoso, ma anche se tu sei ospitato in questo modo a casa di qualcuno ti disgusta se vai per fare una visita a qualcuno e arrivi là lo, che, lo vedi che guarda più la televisione che la tua visita che sei andato a fare la prossima volta e non ci vai proprio o oh, mi sbaglio, è capitato già no, che vai a una parte per andare a fare una visita e quello è un tifoso di, e c'è la sua squadra, non te pensa proprio e alla fine dice ma che sono andato a fare? Noi dobbiamo comprendere queste cose. Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Proprio perché certe intuizioni dobbiamo pensare come pensa Dio, come pensiamo noi. Quando agiamo male tra di noi, agiamo allo stesso modo con Dio, vuol dire che non facciamo bene. Il suo cuore è lontano. Il vuoto ritualismo non avvicina a Dio. Gesù ce ne parla di questo, ce ne parla anche Gesù. Leggiamo il verso 14. In mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie, meraviglie su meraviglie. La saggezza dei loro saggi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà. La piaga spirituale del popolo che cammina in questo modo consiste nel continuo fare affidamento più sulla saggezza umana anziché sulla potenza divina. Lo stesso comportamento provocò la caduta del mondo greco ai giorni di Paolo dove c'erano le università in Atene e così via, tutti questi grandi sono caduti i grandi e sono caduti anche i templi, anche le scuole, le università, perché realmente molte volte si mette la capacità umana con il potere di Dio. E anche nella Chiesa stiamo facendo così, no? Studiamo un poco di più, eh? leggiamo un altro libro, ehm, cerchiamo di fare anche un po' di psicologia, un po' di psichiatria. Che se c'è qualche indemoniato nella chiesa, parliamo di psicologia. Ma quelli ci fanno una, i demoni ci fanno una risata sotto i baffi se andiamo con la teologia, se andiamo con l'istruzione religiosa. Mi viene in mente un giorno noi abbiamo, abbiamo il paese dove sono nato, San Giro è il protettore. Un giorno era la festa, una povera mamma ha portato un figlio indemoniato che il prete lo doveva scacciare. Quando si è avvicinato vicino, l'indemoniato ha detto al prete Se non mi lasci stare in questo momento, ti dico tutto quello che hai fatto. Lui era un donnaiolo. Ti dico con tutte le donne che sei stato. Il prete si è stato zitto, ha detto alla mamma, per piacere portatelo perché se no questo mi guasta la festa. Capito? Noi vogliamo confondere il potere spirituale con quello naturale, con la nostra, il nostro modo di fare. Pensiamo che Dio è la stessa cosa. Non è così. Guardiamo Gesù cosa dice in Marco capitolo 7 verso 6. Passano i secoli, ma noi cadiamo tutti nella stessa trappola e il Signore ci vuole salvaguardare. Gesù dice, disse: Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti come scritto: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ripete: un pericolo sempre in agguato. Quando eravamo lontani da Dio, per alcuni di noi abbiamo visto la mano di Dio all'opera nella nostra vita. Leggiamo insieme in Ezechiele capitolo 16, verso 5: Nessuno ebbe sguardi di pietà per te, per farti una sola di queste cose, mosso a compassione di te, ma fosti gettata nell'aperta campagna. Il giorno che nascesti, per il disprezzo che si aveva di te. È una similitudine che ci vuole parlare stasera il Signore. Quando ci siamo trovati nel crogiolo dell'afflizione e nessuno ha riguardato il nostro misero stato, il Signore è venuto in nostro aiuto e ha fatto quello che nessuno ha fatto mai. Leggiamo il verso 6. Io ti passai accanto, dice il Signore, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi tu che sei nel sangue. Ti ripetei, vivi tu che sei nel sangue. È bella questa immagine che ci aiuta a comprendere a quelli che un giorno hanno ricevuto grazie, abbiamo ricevuto grazia dal Signore. È stato proprio così. Se tu sei un credente che hai fatto un'esperienza nella tua vita della nuova nascita, ricordi bene quando nessuno si accostava a te. L'unico che si è accostato a te è stato il Signore perché è venuto in tuo aiuto. Alleluia. Gloria al Signore. Ricordi quando il Signore ha toccato il tuo cuore, quando ti ha guarito, quando nessuno ti era di aiuto, egli è intervenuto nella tua vita e ha fatto opere potenti nella tua vita. Ricordati questo. Il Signore te lo sta ricordando con questa similitudine. Ha fatto qualcosa di grande. Leggiamo insieme in Efesini capitolo 5 verso 1. Efesini 5, 1 egli ha fatto un'opera potente nella nostra vita, ha fatto qualcosa che nessuno essere al mondo avrebbe potuto fare. Efesini 1, verso 5, scusami ho detto 5, 1, 1, 5. Gloria sia resa a Dio per le grandi opere che Egli fa, avendoci predestinati nel Suo amore ad essere adottati per mezzo di Cristo Gesù come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Mentre tutti si scostavano, Egli ha fatto qualcosa di speciale attraverso la nuova nascita ha trasformato la nostra vita, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati nella sua famiglia. Siamo diventati figli di Dio, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figli. I genitori di un figlio adottivo possono dargli amore, protezione ed eredità. Ma non le proprie caratteristiche distintive. Nel mondo così si usa se si tutto un figlio. Dio però ci ha donato miracolosamente la propria natura. Che Egli ci ha chiamati, ha operato nella nostra vita. E ci ha risposto in Cristo, riposto in Cristo, con la fede in lui siamo diventati figli di Dio e sentiamo la sua divina presenza. Egli fa di ognuno di noi figli proprio, all'immagine del suo figliuolo. Donandoci non solamente le ricchezze e le benedizioni, come abbiamo letto nella parabola, nella, nella parabola che stavamo leggendo, ma le benedizioni che appartengono a Cristo le ha riversate su di noi, ma altresì la stessa natura, la natura di Cristo che mentre abbiamo comunione con lo Spirito Santo si trasferisce la natura divina nella nostra vita. Questo ha fatto il Signore. Nel suo amore, questa parola presenta la motivazione divina che soggiace al proposito elettivo di Dio. Abbiamo letto in Ezechiele 16:7, leggiamolo un'altra volta. Cosa ha fatto il Signore? E ti feci moltiplicare per i miriadi per miriadi. Come il germoglio dei campi, tu ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza, il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. E, Signore, nel momento che lo abbiamo incontrato, è che ci ha chiamati a sé, ci ha dato una nuova vita, una nuova eredità e la dolce presenza della comunione dello Spirito Santo che ha cambiato tutta la nostra vita. Mentre eravamo nella fase peggiore, quando Dio è passato sul nostro cammino, ci ha fatto rinascere, ha messo una nuova vita dentro di noi. E non solo, ma leggiamo insieme tradotto con parole diverse in Romani 8:15. Grazie Signore, Spirito Santo, guida tu la tua parola ai nostri cuori. 8:15 dice: E voi noi non abbiamo ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma abbiamo ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Padre, Padre in un senso affettuoso. <coughs> A causa della nostra vita di peccato, di uomini che non eravamo rigenerati, eravamo schiavi del terrore, della morte e del castigo finale. Dio quando è intervenuto nella nostra vita, che ha detto vivi come abbiamo letto prima, ha trasferito nella nostra vita lo spirito di adozione, cioè parte della sua famiglia, non come nel naturale, ma parte della sua natura per lo Spirito Santo nella nostra vita. Non un particolare riferimento all'atto di adozione quando piuttosto la consapevolezza prodotta dallo Spirito Santo nella nostra vita della ricchezza spirituale del quale noi godiamo come figli di Dio perché abbiamo comunione con Lui e possiamo presentarci a Lui senza timore né esitazione perché noi, ognuno di noi, siamo il Suo amato. Nel Padre. Questo termine Abba, Padre, è un termine aramaico informale che significa padre, ma con un'accezione di intimità, proprio come il termine italiano babbo o papà. Esso ha una connotazione di tenerezza, di dipendenza e di un rapporto libero da timori o da ansietà, quando il Signore ci ha salvati. Noi che siamo nati di nuovo ha fatto un'opera straordinaria, mentre tutti ci abbandonavano, eravamo nelle difficoltà, quando il Signore è passato vicino a noi ci ha rinnovati, ci ha portati a vita nuova, non solo, ma prospettati per la vita eterna attraverso la comunione dello Spirito Santo. Che bello! Guardiamo come continua là. in Ezechiele 16,8. Io ti passai accanto, ti guardai ed ecco il tuo tempo, era giunto il tempo degli amori. Io stesi su di te il lempo della mia veste, e copri la tua nudità, e ti feci un giuramento. Entrai in un patto con te, dice il Signore, Dio e tu fosti mia. Noi siamo diventati del Signore e godevamo di qualcosa di speciale, che per avere un'immagine cosa godevamo, leggiamolo insieme in Atti 2:42. Ed, era, ed eravamo perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento. E nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quando il Signore ci ha salvati, noi avevamo questo vigore nella nostra vita. E al passato, però, si ripete ad ogni credente che nasce di nuovo. E il Signore ha fatto proprio questo nella nostra vita. Eravamo così. Eravamo disponibili per il Signore. Ma guardiamo nel verso 9 del capitolo 16 di Ezechiele come questa metafora continua. 16, 9. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Leggiamo insieme fino al verso 14. Quante cose belle il Signore ha fatto nella nostra vita. Ti misi delle vesti ricamate, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprì di seta. Ti fornì ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo, ti misi un anello al naso, dei pendenti agli orecchi. E una magnifica corona in capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento, fosti vestita di lino fino, di sete e di ricami, tu mangiasti fior di farina, miele e olio, diventasti bellissima e giungesti fino a regnare. La tua fama si sparse fra le nazioni per la tua bellezza. Essa infatti era perfetta perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice il Signore. Quando il Signore ci ha salvati con il primo amore, noi abbiamo vissuto un tempo meraviglioso. La presenza dello Spirito Santo nella nostra vita era forte perché molti siamo stati salvati, battezzati nello Spirito Santo e guariti. Leggiamo nel verso 15 come continua. Ma tu, inebriata della tua bellezza, ti prostituisti sfruttando la tua fama e offrendoti ad ogni passante a chi voleva. Ci siamo prostituiti al sistema religioso come ha detto Gesù. Oggi la maggioranza dei credenti che hanno gustato queste benedizioni ci siamo incastrati in un sistema che non godiamo più di questa benedizione così potente. Questa sera il Signore per te che hai fatto questa esperienza della nuova nascita, della gioia della salvezza e stai vivendo una vita che non è più così, il Signore ti vuole parlare in, in un modo speciale. È un messaggio per te che hai goduto ottima salute spirituale attraverso la nuova nascita, ma che ora stai vivendo una vita vuota. 7.6. Gesù lo ha detto, che dobbiamo stare attenti e noi ci siamo lasciati ingannare. 7.6 dice. Gesù disse loro, ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, ma ha il loro cuore lontano da me, involontariamente. Presi dal sistema religioso abbiamo abbandonato la comunione con il Signore e di conseguenza stiamo vivendo una vita spirituale arida, asciutta. Siamo diventate come piante nel deserto, come dei cactus pungenti. Sette sei. Marco capitolo 7 verso 6 dice così, Gesù dice, lo dice a ciascuno di noi. È citato quasi testualmente, la profezia di Isaia si addice perfettamente alle azioni di tanti religiosi che al nostro tempo siamo diventati molto religiosi ma molto ipocriti. Non viviamo più quella comunione della nuova nascita quando il Signore ci ha salvati. Siamo diventati ipocriti, Spirit persone spiritualmente false le quali seguiamo le tradizioni degli uomini perché questi, queste si limitano a richiedere un ritualismo meccanico e incurante e non curiamo più la purezza del cuore con la comunione dello Spirito Santo che purifica il nostro cuore, le cellule del nostro essere attraverso il flusso dello Spirito Santo, vengono rinnovate e l'amore di Dio, il dono dello Spirito, la prima cosa è amore e che noi non ne abbiamo più, perché non stiamo più in comunione col Signore, stiamo in comunione con tutto il sistema della religione intorno a noi. Leggiamo il verso 7 che ci aiuta a comprendere. Il Signore ci parla di dove è il male per estirparlo. Quando andiamo al Signore, la Sua parola fa l'analisi, è come lo specchio, in modo che noi, vedendo, possiamo correre ai ripari. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini, cioè in parole diverse ci siamo formalizzati, ognuno nella propria setta, delle indicazioni che ci vengono date da ogni capo religioso e abbiamo messo da parte la nostra comunione attraverso lo Spirito Santo con il Signore Gesù Cristo. Leggiamo il verso 8. Gesù lo dice, avendo tralasciato il comandamento di Dio, Avendo tralasciato l'esperienza della nuova nascita, della comunione con il Signore Gesù Cristo, ci atteniamo alle tradizioni degli uomini. E cosa succede? Da prima Gesù accusa quando noi ci muoviamo in questo modo, egli ci richiama perché abbiamo dato la precedenza a ciò che insegnano gli uomini e non ciò che dice la parola di Dio. Quindi abbiamo sostituito le norme divine con le prescrizioni umane e di conseguenza siamo diventati ar aridi, apatici, credenti artificiali, credenti nominali, credenti all'acqua di rosa. E non abbiamo più la gioia della salvezza nella nostra vita. Ci siamo conformati al sistema della nostra religione ed ora abbiamo ferite e dolori da tutte le parti perché in molte occasioni siamo stati pasturati, come dice Gesù, siamo stati pasturati non da pastori ma dai mercenari, dice il Signore. Leggiamo insieme come lo dice chiaro. In Giovanni capitolo 10 verso 13 dice perché è mercenario e non si cura delle pecore. Gesù ci parla chiaro di queste cose. Le ferite sono aumentate ed abbiamo abbandonato che cosa? Il primo amore. Noi abbiamo bisogno di tornare al primo amore. Ti voglio dire una cosa molto importante. Ci sono delle cose che noi già ci siamo passati. Dove ci siamo passati, quando io qualche volta mi viene la voglia di chiedere al Signore, Signore, come fare meglio per piacere a Te, c'è una risposta fissa nel mio cuore. Mi dice questa cosa tu già la sai. Basta che la fai come la facevi, riavrai tutto quello che avevi prima. Non posso chiedere certe cose più al Signore, devo solo ritornare come facevo, avere la stessa disponibilità, lo stesso zelo, lo stesso amore, la stessa passione, tutto ritorna come prima. È semplice, però. Dobbiamo smantellarci da tutto l'apparato che ci circonda. Guardiamo cosa ci dice il Signore come l'abbiamo già letto, perché il Signore me l'ha rimesso nel cuore. In Apocalisse 2.4 ci sono le indicazioni che noi abbiamo bisogno per un vero ritorno al Signore. Sore frate, se no non ce ne usciamo più. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Sore frate, noi ci possiamo girare intorno quando vogliamo, possiamo leggere quanti libri vogliamo, possiamo essere più religiosi di quando, ma se non torniamo al primo amore, da un rapporto continuo con il Signore Gesù Cristo, cercare il Signore con tutto il nostro cuore, noi non riviviamo più, perché il Signore quando ci ha preso la prima volta, si aspettava che noi avessimo continuato, noi ci siamo fermati. Ci siamo dedicati a tutto, forca dell'avere comunione con il Signore. Ho questo contro di te che hai abbandonato. È un abbandono voluto che abbiamo fatto, perché il tempo che spendiamo nella religiosità, se noi cercassimo il Signore, saremmo esuberanti della gioia dello Spirito Santo nella nostra vita. Essere un cristiano significa amare il Signore Gesù Cristo prima di tutto. Leggiamo insieme in Giovanni 14,21. Lui dice questo, è inutile che ci giriamo intorno. Giovanni 14,21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Non chi si diventa un religioso applicando tutte le altre regole che non servono a nulla. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Vediamo il verso 23 che ci aiuta a comprendere meglio. Gesù rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da Lui e dimoreremo presso Di Lui. Che cosa c'era nella nostra nuova nascita? Quando siamo nati dallo spirito, avevamo la presenza dello spirito di Dio, avevamo la presenza di Dio nella nostra vita. Poi abbiamo colmato il nostro cuore di tutte le regole religiose ed ecco che siamo restati come un cactus. Senza gioia, senza pace. Leggiamo il verso 5 che ci aiuta. No, verso 5, scusami, del capitolo 2 dell'Apocalisse che dice Ricorda dunque da dove sei caduto, da dove sei caduta, sore, ravvediti, cioè ritorna al Signore e compi le opere di prima, altrimenti verrò, non dice verrò per rapirvi, viene per per punirci, per giudicarci. Qui non parla della seconda venuta, verrò per giudicarci, per dire che tu hai lasciato il primo amore, lo sapevi, hai dei ricordi, ti viene in mente. Anche adesso che ne sto parlando, lo Spirito Santo ti sta portando il tempo di quando vivevi la gioia della salvezza e ora non ce l'hai più. Il Signore ti sta dicendo, torna lì, prima che sia troppo tardi. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. È semplice in questo tempo di chiusura, se sei in questa categoria che non stai godendo più la gioia della salvezza, la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, ora è tempo di tornare, Signore, ti sta dando spazio. Questo spazio di tempo di chiusura, il Signore ce lo vuole fare utilizzare per ritornare al primo amore. Oggi, più che mai, specialmente come ho detto prima, che siamo ai primi passi della grande tribolazione, guardando le profezie di Daniele la settima settimana. Ci siamo dentro, cose apocalittiche succederanno. Il Signore ti parla in un modo speciale. Per dirti, cerca il Signore, prima possibile torna dove già sai come devi fare perché devi avere comunione con Lui e tutte le ferite che ci sono, la Chiesa è chiusa, questo, non pensare più a niente, pensa con tutto il cuore, e cerca il Signore. Se sei in questa categoria ricordi bene come avevi cominciato. Altrimenti, dice Gesù, verrò prima che il giudizio del Signore arriva su di te. Mettiti a cercare il Signore. Mettiamoci a cercare il Signore. Dobbiamo ritornare a Gesù. Così rivediamo il nostro primo amore che si muove. Dobbiamo avere comunione con Lui. Dobbiamo cercare Lui con tutto il cuore e con le nostre emozioni. Dobbiamo metterci tutto di noi per dire Signore, io ritorno a Te con tutto il mio cuore, dimmi che cosa devo fare. Ricorda, ricomincia subito, ricorda dunque da dove sei caduto. Man mano che ti vengono i ricordi di come ti muovevi quando hai incontrato il Signore, comincia a fare quei pezzettini e man mano si sveglia dentro di te il ricordo di come devi muoverti, come ti muovevi. È facile. Lo Spirito Santo ti riempirà un'altra volta. Rivivrai la tua vita rinnovata, risvegliata dallo Spirito Santo e riavrai la stessa gioia della salvezza come se fosse il primo giorno, perché Gesù Cristo non è cambiato. Noi ci siamo lasciati intrappolare dai sistemi religiosi della nostra stessa religione, della nostra stessa setta, che ci hanno impegnato nel fare tante cose e abbiamo trascurato di avere comunione con il Signore. Quando abbiamo cominciato, era la nostra comunione con il Signore perché non sapevamo tante cose. E allora l'unica cosa era per noi, come un vitellino quando nasce, di poppare, di restare vicino ai capezzoli della mamma per nutrirsi. Noi dobbiamo tornare proprio così. Avere comunione con il Signore, cercare il Signore, non le cose, il Signore prima di tutto. E dobbiamo cominciare subito, comincia già da questa sera. Voglio pregare insieme con te. Alza la tua mano se questo è il tuo caso. Alza la tua mano, che voglio pregare con te e per te, perché lo Spirito Santo possa iniziare un'opera di ristrutturazione nella tua vita. Ora, mentre hai compreso quel poco che hai compreso, Ricorda, comincia a fare quello che già hai in mente e man mano vedrai come lo Spirito Santo ti apre gli altri ricordi e rivivrai la gioia della salvezza perché il Signore ti ama e ti vuole vedere pieno di gioia della sua presenza. Grazie Signore, grazie Signore, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Vai a rileggerli perché lo Spirito Santo ti dà altra luce. Geremia 29, 13, Salmo 145, 18, Osea 7, 14, Isaia 29, 13 e 14, Marco 7, 6, Ezechiele 16, 5 e 6, Efesini 1, 5, Ezechiele 16, 7, Romani 8, 15, Ezechiele 16, 8. Atti 2,42, Ezechiele 16,9, Ezechiele 16,15, Marco 7,6, Marco 7,8, Giovanni 10,13, Apocalisse 2, 4 e 5. Non ti fermare di cercare Dio, sore, noi abbiamo cercato troppe cose nella nostra religiosità, ci siamo affogati di tante cose, Abbiamo trascurato l'unico alimentatore che è il Signore Gesù Cristo che per lo Spirito Santo trasferisce la sua vita nella nostra vita. Esattamente come ha detto lui, come il tralcio e la vite. Dobbiamo ritornare a questo e allora vediamo la gloria di Dio che si manifesta nella nostra vita ti voglio ricordare che domani sera c'è la preghiera con 4 o 5 pastori insieme e Dio piacendo ci vediamo domani mattina alle 10 e mezza per la solita visita pastorale condividi la notizia che siamo anche in diretta su Youtube così chi ci può seguire ci segue anche quando non può restare a casa per guardarci, guardare, ascoltare non guardare che vuoi guardare per ascoltare la parola di Dio in televisione la puoi ascoltare su YouTube. Cerca parole di vita, guarda dove. Cerca parole di vita tv, schiaccia il campanello così ti arriva la notifica e quando vedi che arriva ci segui e ti nutri della parola del Signore perché sempre il Signore usa la sua parola per aggiungere dei pezzi di conoscenza secondo il suo piano per la nostra vita. Ci vediamo domattina, Dio piacendo, pace e buonanotte. Dio ti benedica.